quando vado. Ciao, sono Paola. Per una volta è andato tutto bene, oggi siamo a Parma, una città che ci è piaciuta un sacco, perché qua mangiano da Dio e mangiano davvero tanto e non ci era mai capitato, almeno fino adesso. La prima cosa che andiamo a trovare sul vostro sito dell'ITS Tech and Food di Parma è l'Accademia per Super Tecnici dell'Industria Alimentare. Cioè, che cosa significa? Fate dei panini giganti super tecnologici in grado di conquistare la terra? Beh, potremmo essere in grado di fare anche questo. Diciamo che ci preparano a 360 gradi per entrare a far parte delle aziende agroalimentari, quindi trattiamo di marketing, di packaging, appunto, di formulazione dell'alimento, quindi poi siamo pronti proprio per qualsiasi tipo di professione, ecco, sempre all'interno del settore. Qual è la particolarità di questo, dei laboratori aperti proprio di Parma? È una piazza dove sia la tematica del cibo e del digitale si possono incontrare. La tematica nostra è quella della cultura, dell'eccellenza, dell'enogastronomia del nostro territorio. La sfida è quella di coniugare digitale e questa profonda cultura che abbiamo del territorio per creare innovazione. Ciao ragazzi, questo è il Trape 2021 e ho una brutta notizia da darvi. Io sono tristissimo, cioè delle fonti anonime mi hanno detto che fra 20 giorni ricomincia la scuola, cioè io... Facciamo, ma stai France. Su Pietro, stai su! Parma è bellissima, abbiamo incontrato un sacco di gente, i parmensi sono super legati alla cultura della loro terra, al loro territorio, al cibo soprattutto. Abbiamo incontrato soprattutto per la puntata i ragazzi del liceo San Vitale, indirizzo 3.0. Io nella mia scuola in generale un indirizzo del genere non l'avevo mai sentito prima, magari 2.0 sì, ma 3.0 proprio no. Insomma, se siete curiosi di sapere che cos'è questa cosa, continuate ad ascoltare. Sono sempre le stesse, però spesso facciamo dei progetti interdisciplinari. Secondo me sarebbe bello un ambiente scolastico che ti permettesse di ampliare le tue conoscenze non solo nelle materie ma proprio anche a livello sportivo. Delle materie che possono essere utili nella nostra vita, per esempio noi nella nostra classe abbiamo già affrontato il tema dell'educazione sessuale.